della mammella è la prima neoplasia per incidenza nella popolazione femminile e colpisce circa 50.000 nuove donne all'anno. Per cui è fondamentale la prevenzione. Per la prevenzione bisogna rivolgersi alle strutture pubbliche che hanno organizzato un programma di screening oncologico dedicato. Questo programma è dedicato alle persone asintomatiche, il test e la mammografia di primo livello. È fondamentale rivolgersi alla struttura pubblica perché il programma di screening è eseguito da personale addestrato, dedicato e che segue ogni anno volumi di prestazioni molto elevati. Entrare in un percorso di screening significa affidarsi ad un percorso di diagnosi e cura organizzato con esito certo. Ottenuta la diagnosi, quindi noi garantiamo nella nostra struttura ospedaliera presso il presidio di Pagani, che fa parte dell'ASL Salerno, quegli interventi che nel rispetto delle linee guida sono conservativi, vedi quadrantectomia secondo Veronesi per le pazienti che hanno una diagnosi precoce, e che invece è demolitivo, vedi mastectomia per quelle pazienti dove la patologia o è multifocale o è a uno stadio un po' più avanzato, ovviamente dopo che nel percorso abbia eventualmente fatto anche una terapia che è neoadiuvante, chemioterapica. Dopo l'intervento di mastectomia possiamo ricostruire immediatamente la mammella o a mezzo di protesi o attraverso l'utilizzo dei cosiddetti lembi cutanei. Il percorso della chirurgia ricostruttiva è un percorso completo e nella nostra casistica il 98% delle pazienti riceve una ricostruzione immediata post mastectomia, attraverso perciò l'expertise sia della chirurgia senologica sia della chirurgia plastica ricostruttiva. La creazione di un hub di chirurgia oncologica della mammella presso la chirurgia oncologica dell'ospedale di Pagani rappresenta uno sforzo organizzativo notevole per l'azienda nell'ottica di concentrare le cure e di rispondere a quelli che sono i criteri anche della rete oncologica campana, che prevede il raggiungimento di una numerosità di procedure minima al di sotto della quale un centro non può essere autorizzato ad eseguire quella determinata procedura chirurgica. Questo rappresenta anche un grande vantaggio nel garantire qualità e sicurezza delle cure.